È incredibile come nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, YouTube stia cambiando veramente così tanto radicalmente, ossia nel senso che a volte pare che prenda una determinata decisione e poi torna indietro. Siamo naturalmente alle solite e anche qui naturalmente avremo dei nuovi cambiamenti che forse in teoria per la prima volta potrebbero non essere malvagi per molti di noi. Allora, ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, sono qui per proporvi un nuovo video per un nuovo cambiamento, anzi, credo che in questo momento il cambiamento sia già in atto, perché sarebbe dovuto partire dal 2 di dicembre. Quando vedrete questo video, il cambiamento è già in atto. Ma state tranquilli, ecco perché vi faccio questo video, soprattutto per tranquillizzare tutti quelli che mi fanno tutta una serie di domande a cui spesso e volentieri riesco a rispondere in parte. Ma vi dico di stare tranquillo perché forse per la prima volta YouTube ci viene incontro, o meglio, va incontro a se stesso. In che senso? Vi spiego meglio. Lo sapete benissimo cosa è successo con la questione della Coppa, vi ho fatto anche un video, andatelo a vedere se avete un po' con le idee poco chiare. Ecco perché molte persone si sono allarmate da questo punto di vista. Molti naturalmente pensano che dal punto di vista del gaming YouTube stia morendo, però vi faccio una semplice domanda. Voi siete persone intelligenti e ci potete naturalmente arrivare anche da soli. Secondo voi, se YouTube dal punto di vista del gaming sta morendo, Google lancerebbe a questo punto una piattaforma per il gaming con Stadia? Mi sembra un po' strano perché a questo punto significherebbe che si tirerebbe la zappa sui piedi. Ecco perché che cosa ha fatto YouTube? Ha deciso di tornare un po' indietro. In che senso? Vi ricordate qualche anno fa, in pratica, quando c'erano video troppo violenti, i video venivano, diciamo, demonetizzati, diventavano in pratica gialli, per cui si aveva una decurtazione abbastanza forte per ciò che riguarda quel tipo di video. Valeva naturalmente anche per scene troppo violente dove si imprecava tantissimo. Diciamo che se il tuo canale faceva maggiormente cose di questo tipo, veniva veramente molto danneggiato. Un po' quello che dovrebbe succedere a gennaio con la Coppa per quelli che fanno video soprattutto per ciò che riguarda i bambini. Per cui 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, una roba del genere, forse più 1 anno e mezzo fa, è successa questa cosa per ciò che riguarda i video violenti. Infatti molti youtuber si lamentarono perché dissero che in pratica dai video dove prima guadagnavano tantissimo, adesso naturalmente non si guadagnava più tanto. Io non ho ricevuto un grosso danneggiamento per il semplice fatto che, lo sapete, cerco di essere sempre, cerco di essere me stesso. Non impreco quasi mai, ma non lo faccio naturalmente neanche nella vita quotidiana, per cui non è che mi riesce difficile. È normale che magari ci sono alcuni giochi che possono far uscire un po' il peggio di me, magari come succede a volte con FIFA o come succedeva all'epoca per chi mi seguiva con Rainbow Six Siege, però generalmente sono abbastanza calmo e mansueto. Tipo per esempio quando successe con FIFA con Bianchimano, lasciamo perdere. Per cui YouTube che cosa ha deciso? E l'ha deciso anche abbastanza in fretta, ossia diciamo che sarà dal 2 di dicembre meno severo per quei canali e per quel tipo di video che fanno vedere scene o giochi violenti. Per cui a quel punto molti giochi non verranno più demonetizzati o magari in versione gialla, per cui alcuni video potrebbero ricevere un grosso abbassamento per ciò che riguarda la demonetizzazione. Sarà un pochettino più leggero. Questo naturalmente non significa che potrete fare soltanto scene violente o estreme, però sarà un po' più gentile. Io credo che venga fatto soprattutto perché lanciando una nuova piattaforma a Stadia di gaming è normale che proverà ad incentivare le persone a portare videogame su YouTube. E sappiamo benissimo che nei giochi ci sono naturalmente, anzi forse quelli più belli saranno anche quelli in cui ci sono scene violente. Per cui state tranquilli perché dal 2 dicembre magari molti video che
per voi avranno ricevuto il bollino giallo e quindi a quel punto venivano demonetizzati, in questo caso potrebbero ritornare come prima e quindi naturalmente potreste ritornare a guadagnare come guadagnate prima. Quindi ci sarà un nuovo cambiamento. Diciamo che mentre prima si cercava di protendere più verso i bambini per ciò che riguarda naturalmente i canali, da gennaio è probabile che si andrà un po' più verso gli adulti. Diciamo che forse YouTube sta cercando di trovare una direzione, non lo so, perché sinceramente spesso e volentieri capita che si vada più verso una direzione e poi alla fine se ne va da tutt'altra parte. Io vi consiglio a questo punto di fare, vi ricordate quando Rocky, quando non vedeva da un occhio, che vedeva in pratica tre Apollo Creed e poi gli disse di beccare quello di mezzo? Beh, secondo me la soluzione migliore è restare in mezzo. Questo è il consiglio che vi posso dare, anche se credo che fondamentalmente la cosa migliore sia sempre quella di essere se stessi. Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate. Naturalmente qua sotto un video, qua sempre su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye! Thank you.